Letta, sono dirigente dell'ufficio 6 dei programmi operativi di cooperazione territoriale e dell'area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'agenzia, faccio una brevissima premessa, appunto, per chi non lo sa, si occupa di sostenere, promuovere ed accompagnare i programmi e i progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell'attuazione degli interventi previsti dai programmi, l'azione di programmazione e soprattutto di sorveglianza di queste politiche. L'agenzia è stata istituita, diciamo, in un tempo relativamente recente, nel 2013, a seguito della riorganizzazione della governance nazionale in materia di politiche di coesione e ha dato avvio a due distinte strutture, diciamo, nazionali: il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, che insieme svolgono il ruolo di autorità nazionali di riferimento per la Commissione europea e per gli Stati membri, in relazione quindi anche all'obiettivo cooperazione territoriale. In particolare, il Dipartimento cura il coordinamento strategico ed ha competenze in materia di programmazione, riprogrammazione e valutazione. All'Agenzia spettano invece le competenze in materia di attuazione dei programmi, comprese le funzioni di monitoraggio, gestione del circuito finanziario e controlli di primo livello. In particolare, quindi, da questo punto di vista, le due strutture nell'insieme spettano i compiti di rappresentanza dello Stato membro all'interno degli organismi di gestione dei programmi. Quindi, parlando di cooperazione territoriale europea, diciamo, abbiamo tre componenti fondamentali previste appunto dal regolamento che li sottende, e sono la trasfrontaliera, poi vedremo, la transnazionale e l'interregionale. In questa slide che potete vedere, io, diciamo, faccio una sintesi dei passaggi fondamentali, diciamo, dell'incontro di oggi, dove dall'evoluzione della cooperazione dal punto di vista storico, diciamo, passo a quella che è una descrizione generale della CTE, della governance, quindi dell'attuazione attuale dei programmi, un'informativa sul Cooperation Day che si è tenuto nel 2017 e si terrà anche nel 2018. Un accenno soltanto al dibattito post-2020, perché ormai rappresenta un tema, diciamo, attualissimo, di discussione presso tutte le istituzioni comunitarie, e poi una fonte di informazioni generale sulla cooperazione. Come dicevo, ecco qui. Vado avanti. Come dicevo, quindi, la cooperazione da questo punto di vista è uno dei due obiettivi delle politiche di coesione. Questi obiettivi contribuiscono all'attuazione delle strategie Europa 2020, quindi attraverso che cosa? Il sostegno dei fondi strutturali di investimento europei, appunto i fondi SIE. L'obiettivo, in particolare cooperazione, è già presente nel precedente ciclo 2007-2013 e finanziato dal FESR, quindi da un fondo che è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Esso, diciamo, è un fondo strutturale ed è conosciuto anche l'obiettivo cooperazione col nome di Interreg. Diciamo, partirei dall'evoluzione storica della cooperazione. Quindi, e da questo punto di vista, esplorando le componenti, il quadro regolamentare di riferimento è anche, diciamo, un accenno a quello che può essere l'aspetto delle risorse comunitarie, cioè della quantità dei finanziamenti sottesi a ciascun programma. Diciamo che nei cicli precedenti, 2000-2006, 2000-2007, l'evoluzione della cooperazione territoriale europea si determina sulla base di un passaggio fondamentale da programma di iniziativa comunitaria, appunto nel ciclo 2000-2006, diventa obiettivo specifico delle politiche di coesione sul ciclo 2007-2013, assume anche con un inquadramento giuridico distinto un ruolo, diciamo, fondamentale sul ciclo 2014 e 2020. Quindi,
diciamo, l'istituzione iniziale comunque è incardinata agli anni 90. La cooperazione quindi registra, come vediamo, una continua evoluzione. Costituisce tra l'altro uno dei pilastri della politica di coesione e contribuisce allo sviluppo della strategia d'Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, quindi strategia comune a tutti i fondi, realizzando quindi interventi di cooperazione congiunti volte a individuare soluzioni comuni e a problemi condivisi e a scambi di esperienze tra attori, diciamo, di più stati. È l'unico quindi obiettivo che si occupa di progetti che stanno a cavallo di più stati europei. Quindi, insomma, travalica, è l'unico degli obiettivi esistenti nel campo delle politiche tra fondi diretti e fondi indiretti che si occupa direttamente di approvare e analizzare, valutare progetti che stanno a cavallo di più stati. La cooperazione quindi si articola, come dicevamo, in tre componenti fondamentali. La prima è la componente trasfrontaliera, detta Interreg A, quindi fra regioni limitrofe, e sul NUTS 2. NUTS è il nucleo, diciamo, è l'unità statistica elementare di riferimento. La NUTS 3 in questo caso, per quanto concerne i programmi trasfrontalieri, coincide col perimetro, diciamo, amministrativo delle province. Poi abbiamo quella transnazionale, poi vedremo quali sono i programmi di entrambe le componenti su territori più estesi, e che coinvolgono, diciamo, tasselli, appunto NUTS 2 in questo caso, quindi per quanto concerne l'Italia, il perimetro amministrativo di riferimento è la regione. Coinvolgono quindi, dicevamo, partner nazionali, regionali e locali, e mira quindi al conseguimento di un livello elevato di integrazione territoriale nell'insieme del progetto e dei territori eleggibili. Poi abbiamo una terza componente che è quella, diciamo, interregionale. I programmi di cooperazione interregionali sono programmi estesi su tutto il territorio dell'Unione, sono programmi tematici, sono programmi quindi che al di là, diciamo, dell'assegnazione dei finanziamenti hanno comunque, diciamo, delle caratteristiche di partecipazione dal punto di vista territoriale veramente molto ampie. Ecco, in questa slide troverete, diciamo, il quadro normativo di riferimento, quindi il regolamento, diciamo, sotteso al ciclo 1420, che è il numero 1299 del 2013, appunto che reca disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo all'obiettivo di cooperazione territoriale. Ho elencato ovviamente quelli che sono i regolamenti che probabilmente conoscerete di riferimento per quanto riguarda i fondi strutturali e quindi i programmi operativi regionali, i programmi operativi nazionali, quindi il mainstream, insomma il grosso dei finanziamenti assegnati ai fondi, quindi alle politiche di coesione. E poi ci sono due decisioni che sono state, diciamo così, citate e che si riferiscono una alla lista dei programmi di cooperazione e l'altra alla lista delle aree geografiche per la cooperazione trasfrontaliera in particolare e transnazionale. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che il regolamento della cooperazione sul ciclo 1420 segue l'evoluzione, diciamo, dei programmi di cooperazione dall'inizio, dall'avvio, da quando, diciamo, le decisioni, appunto, hanno provveduto ad approvarli fino alla loro, diciamo, al loro compimento complessivo. La cooperazione da questo punto di vista, quindi sappiamo, come ci siamo detti, che c'ha un ciclo sul 1420, c'ha una disponibilità finanziaria. Questa slide ho individuato quali sono, diciamo, le dimensioni finanziarie, appunto, nel complesso dei fondi della politica di coesione sul ciclo 14-20 e qual è l'incidenza della cooperazione all'interno. Ci ritroviamo quindi, diciamo, con un valore della cooperazione di circa 10 miliardi sul complesso, diciamo, dei finanziamenti assegnati alle politiche di coesione, che è di circa 351 miliardi, e
sappiamo che, diciamo, è un'assegnazione ovviamente che riguarda tutti gli stati, diciamo, dell'Unione Europea. All'interno l'Interreg, quindi la cooperazione territoriale, ha una sua struttura di governance, quindi sono previsti, diciamo, e con l'incidenza, ci tenevo a dire, diciamo, della cooperazione sull'insieme, quindi è di circa 2,8% del valore complessivo delle politiche di coesione, ma a fronte, diciamo, di questa non rilevante disponibilità finanziaria, esiste una governance molto articolata e complessa che segue l'evoluzione e l'attuazione dei programmi. In questo momento, noi su scala comunitaria abbiamo circa 107, anzi, sono proprio 107 programmi che sono avviati e riguardano tutti gli stati dell'Unione. Di questi abbiamo, diciamo, una serie di rilevante di programmi che sono trasfrontalieri, 60 nello specifico, 12, diciamo, interregionali con gli strumenti, appunto, che accennava dottoressa Salvi, IPA ed ENI al loro interno, e 16 che si vanno a sommare a questi precedenti, fermo restando i 4 interregionali che riguardano, appunto, tutto il territorio dell'Unione Europea. Nel periodo quindi 14-20 l'Italia riceverà complessivamente, diciamo, circa 32 miliardi e poco più, insomma, di euro, e sono provenienti dalle politiche di coesione. Di questi, 22 miliardi sono destinati alle regioni meno sviluppate, 1 miliardo quindi e 1 sono destinati alle regioni in transizione. 7,7 miliardi sono destinati alle regioni più sviluppate, quindi complessivamente sono destinati a quelle che sono le regioni quali la Val d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Veneto, la provincia e via di seguito tutte le regioni che si attestano dal punto di vista geografico nell'area settentrionale. C'è da dire che, diciamo, anche per la cooperazione, come per i programmi operativi regionali e nazionali, gli obiettivi della politica sono uguali, cioè nel senso che gli 11 obiettivi esistenti sulla programmazione generale della politica di coesione sono utilizzati nel momento in cui sono stati elaborati i programmi di cooperazione, con una particolarità dovuta al fatto che il regolamento, diciamo, preposto della cooperazione ha previsto la concentrazione, diciamo, tematica degli obiettivi a un numero massimo, appunto, di 4 obiettivi previsti per i programmi, e poi vedremo quali sono, diciamo, gli obiettivi prevalenti che sono stati intercettati a livello di ciascun programma. Uno degli aspetti, diciamo, che riguarda un po' tutta la politica di coesione è la costruzione secondo una logica di intervento, appunto, rovesciata. Essa definisce quindi in primo luogo i risultati attesi e poi, in funzione di questi risultati, individua, e anche per la cooperazione vale uguale, le azioni da realizzare, quindi come attuarle e quindi quante risorse mettere a disposizione. Andiamo nella slide successiva. Ecco, era questo quello che anticipavo. In questa slide, diciamo, abbiamo la concentrazione tematica dei programmi, quindi a livello, diciamo, di approvazione di programma. Relativamente alla concentrazione delle risorse per obiettivo tematico, nei programmi di cooperazione a partecipazione italiana possiamo dire che in fase di programmazione la quota maggiore di risorse, quindi solo contributo FESR, è stata assegnata all'obiettivo tematico 6. L'obiettivo tematico 6 è quello relativo all'ambiente. Quindi abbiamo complessivamente circa il 29% delle risorse che sono dei programmi nel loro complesso, dei 19, quindi in questo caso, tranne i 4, appunto, interregionali assegnati a questo obiettivo tematico. Segue quindi l'obiettivo tematico 1, ricerca e innovazione, per un valore pari complessivamente al 19%. Poi segue l'obiettivo tematico 4, economia a basse emissioni di carbonio,
E successivamente l'obiettivo tematico 11, che è quello riferito alla capacità istituzionale, quindi alla governance e al supporto delle amministrazioni pubbliche. Entrambi questi ultimi due sono pari all'11% delle risorse totali. Di conseguenza, le principali priorità di investimento, le priorità di investimento sono, diciamo, delle sottocategorie degli obiettivi dove si individuano appunto le priorità riferibili ai programmi sia di mainstream che della cooperazione, quindi sono priorità orizzontali che si applicano e si individuano per tutti i progetti, per tutti gli interventi, le operazioni di tutti i programmi. Le priorità selezionate prevalentemente nell'ambito della cooperazione sono la 6C, preservare e tutelare l'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, e poi l'1B, promuovere gli investimenti delle imprese. E il numero 11, appunto, che coincide col numero dell'obiettivo tematico precedentemente citato della governance amministrativa, che è una priorità di investimento finalizzata a rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate, e quindi un'amministrazione pubblica più efficiente. Queste, appunto, sono, diciamo, le priorità di investimento che vi ho citato poco fa. I territori italiani eleggibili, quindi abbiamo detto che si riferiscono all'insieme del territorio statale rispetto ai 19 programmi di cooperazione, si riferiscono a 8 programmi di cooperazione trasfrontaliera esistenti in Italia, e in particolare abbiamo Italia-Francia Marittima, Italia-Francia-Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia e Italia-Malta. Avete potuto notare come in questi programmi, diciamo, il primo stato è sempre l'Italia, tranne Grecia-Italia, perché in questo caso l'autorità di gestione, diciamo, del programma, appunto, è insediata nello stato, diciamo, in Grecia. Poi abbiamo 4 programmi di cooperazione transnazionale, 3 programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e 4 di cooperazione interregionale. Diciamo, è opportuno un attimo soffermarci su questo quadro, perché c'è da dire che i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna sono programmi di cooperazione che attingono anche a istituti finanziari che non sono legati esclusivamente ai fondi delle politiche di coesione, ma sono fondi, diciamo, per paesi che stanno, diciamo, che sono in via di accesso all'Unione, come per esempio nel programma Italia-Albania-Montenegro, appunto, o paesi terzi che sono, come dire, stati inseriti all'interno di programmi di coesione, come la Tunisia, in questo caso, i quali utilizzano fonti di finanziamento a integrazioni di quelli, diciamo, previsti dalle politiche di coesione, finanziamenti appunto per i cosiddetti paesi in via di vicinato. Ecco, le politiche cosiddette di vicinato comprendono in particolare due programmi che sono il CBC Med, ENI, e Italia appunto Tunisia. E poi abbiamo i 4 programmi interregionali che sono a estensione completa sul territorio dell'Unione. Vedremo subito la slide complessiva, così abbiamo anche un'idea grafica, diciamo, dell'estensione dei programmi. I programmi transnazionali europei, come potete vedere, diciamo, coinvolgono anche stati, diciamo, che sono posizionati nel nord Europa. Ci abbiamo programmi anche che coinvolgono altri continenti, in questo caso i transnazionali nel loro complesso sono circa 15, quelli invece che riguardano nello specifico, come abbiamo visto, lo Stato italiano sono questi: Europa Centrale, Adrion, il Med, Spazio Alpino, quindi programmi, insomma, che hanno una rilevanza, diciamo, in proporzione anche finanziaria notevole. Da questo punto di vista, possiamo dire quindi che ciascuno dei programmi ha una sua organizzazione interna.
Sul ciclo 14-20 io, diciamo, ho immaginato di estrapolare delle schede tecniche che lascerò appunto nella presentazione che ho redatto. Queste schede tecniche riassumono le caratteristiche di ciascuno dei 19 programmi, costruiscono, diciamo, come dire, un'idea di quella che è la dimensione sia geografica che finanziaria di ciascun programma, e di ciascuna di queste schede ho individuato anche, diciamo, il numero dei progetti approvati, i partner coinvolti e in particolare quali sono i partner italiani che sono stati, diciamo, beneficiari a oggi dell'avanzamento, appunto, nel corso dell'avanzamento dei programmi. Nel caso specifico, vedete, questa scheda che si riferisce all'Italia Francia Marittima è un programma trasfrontaliero, quindi che, diciamo, si raccoglie stati che stanno a cavallo di un confine, in questo caso tra l'Italia e la Francia. C'è anche inserita la Corsica e la Sardegna per l'Italia. Inoltre, diciamo, per l'Italia ci abbiamo dentro la Sardegna con tutte le province. Siccome abbiamo detto che i programmi trasfrontalieri ragionano per NUTS 3, quindi per limiti amministrativi di natura provinciale, ci abbiamo le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, e per quanto concerne la regione Liguria, Genova, Imperia, La Spezia e Savona. La dotazione complessiva, appunto, potete vederla voi direttamente, è di circa quasi 200 milioni di euro. Ovviamente i programmi di cooperazione, come il resto dei programmi che intercettano le politiche di coesione, sono programmi che soggetti a cofinanziamento, cioè c'è una quota, diciamo, comunitaria e poi una quota assegnata al cofinanziamento comunitario nazionale, cioè a valere sul fondo di rotazione, diciamo, dello Stato. Ovviamente questo, diciamo, per il principio appunto di addizionalità, insomma, che conoscete, che contraddistingue tutti i programmi di cooperazione. E non solo. Andiamo avanti, magari diciamo anche con una certa velocità, insomma, per non, perché tra l'altro lascio, diciamo, le schede tecniche in modo che ciascuno di voi possa analizzarle. In questo caso Italia-Francia Alcotra è un piccolo programma che raccoglie alcune delle regioni che stanno a cavallo sempre del confine tra Italia e Francia. È un programma che ha una dotazione finanziaria ridotta di circa 233 milioni di euro. L'importante, ecco, dire che gli assi, cioè quindi la struttura dei programmi di cooperazione è simile a quella dei programmi operativi, diciamo, ordinari. Quindi abbiamo detto che ci sono prevalentemente quattro assi, per esempio in questo caso Francia, Italia, Alcotra c'ha praticamente asse 1 innovazione applicata, asse 2 ambiente sicuro, attrattività del territorio, e ciascuna delle call che i programmi pubblicano nell'approvazione e quindi nel loro percorso attuativo, come dire, utilizza o meno un asse rispetto all'altro e una quota finanziaria a secondo di quelle che sono, diciamo, le scelte che i comitati di sorveglianza fanno all'interno, diciamo, della gestione attuativa dei programmi. Questa è Italia-Svizzera, è un programma, diciamo, che comprende quindi una parte di uno Stato che non è, diciamo, appartenente all'Unione, ma risponde, diciamo, a delle logiche di politiche, di dialogo tra l'Italia, appunto, e la Svizzera che sono, diciamo, in corso ormai da decenni. È un programma che ha una dotazione finanziaria ridotta di circa 117 milioni di euro. C'ha, diciamo, sei assi di intervento e ancora oggi non ha, diciamo, progetti in corso di valutazione. Cioè sono in corso di valutazione, non li ha approvati e quindi non abbiamo neanche ancora ufficialmente, ma sappiamo che in questi giorni si sta chiudendo la valutazione di un elenco, diciamo, di progetti che sono stati approvati all'interno dei comitati di sorveglianza, e quindi sapremo anche qual sarà la rilevanza dei partner italiani all'interno del programma.
Italia-Austria. Italia-Austria è anch'esso un altro piccolo programma transfrontaliero, coinvolge diciamo alcune province del nord Italia, Belluno, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, e poi diciamo alcune province appunto dell'Austria. È un programma che ha appunto circa 98 milioni di euro, c'ha 5 assi. La particolarità è data dal fatto che abbiamo 198 partner italiani beneficiari dei progetti approvati, quindi un'incidenza rilevante rispetto al totale dei partner coinvolti che è di 300, quindi 2/3 dei partner, diciamo, dei progetti approvati è italiano. Poi vedremo, diciamo, come la rilevanza delle partner e dei lead partner, cioè dei capofila dei progetti approvati italiani, è abbastanza cospicua in generale su tutti i programmi. Anche quelli dove, diciamo, ci sono territori eleggibili prevalentemente esterni allo Stato nostro. Italia-Slovenia. Italia-Slovenia, quindi, è anch'esso un altro piccolo programma. C'ha autorità di gestione incardinata alla regione Friuli, ecco, anche quelli precedenti ovviamente sono programmi con autorità di gestione italiane. C'ha 5 assi di intervento, c'ha circa 92 milioni di euro di dotazione finanziaria. I dati, diciamo, sulla dotazione sono sempre comprensivi anche della quota di cofinanziamento. C'è un numero di progetti a oggi di circa 27 approvati e un numero di partner coinvolti italiani di 79 su 156, quindi anche qui c'è una rilevanza, quasi la metà, diciamo, anzi poco più della metà dei partner dei progetti, diciamo, approvati è italiano. Questo per dire, per legarci anche al discorso fatto dalla dottoressa Salvi, non conosciamo l'obiettivo cooperazione, però sappiamo che sul territorio, diciamo, ci sono dei partner che lavorano in maniera, diciamo, attenta rispetto a quelle che sono i contenuti delle call approvate, ma il nostro, diciamo, intendimento è quello di allargare ovviamente il più possibile la conoscenza dell'utilizzazione dei programmi anche a quelle che sono altri, diciamo, partner che si possono individuare sul territorio, che non sono solo, diciamo, partner di natura pubblica, ma anche di natura privata. Italia-Croazia è un programma che è stato istituito nel corso del ciclo 2014-2020, è un programma che ha autorità di gestione nella regione Veneto, è un programma che, diciamo, intercetta una delle macro strategie regionali, cioè nel senso che diciamo, i progetti che vengono approvati all'interno dell'attuazione del programma sono progetti che, diciamo, intrisi anche degli indirizzi che le macro strategie individuano. E qui, diciamo, dico qualcosa un attimo sulle macro strategie. Le macro strategie, diciamo, sono aree individuate, diciamo, su scala comunitaria, individuate sulla base, diciamo, di alcuni specifici caratteri ambientali, cioè alcune crisi ambientali nel passato, diciamo nel recente passato, perché la prima strategia, diciamo, esistente appunto è quella del Mar Baltico ed è del 2014, l'approvazione credo forse del 2013, ora non ricordo esattamente, è comunque una macrostrategia che nasce, diciamo, per temi legati all'inquinamento delle acque, diciamo, di quell'area, e allo stesso modo la successiva strategia danubiana nasce, diciamo, per motivi legati a condizioni, diciamo, difficili dal punto di vista ambientale. In questo caso, per quanto riguarda il programma di cooperazione Italia-Croazia, la macrostrategia USIAR, che è quella, diciamo, cosiddetta balcanica, diciamo, dà degli indirizzi ai contenuti dell'attuazione del programma. E abbiamo per esempio dei progetti a oggi approvati che si riferiscono standard, che sono per un numero complessivo di 22, che sono progetti che al loro interno, diciamo, sono intrisi di alcune indicazioni inserite sugli avvisi che riguardano, diciamo, le indicazioni che la strategia dà per quel territorio. Poi vedremo come c'è un altro dei programmi che sovrappone un po' il territorio eleggibile a Italia-Croazia, appunto, che è Adrion, che anch'esso, diciamo, ancora di più, diciamo, risente delle indicazioni prodotte da USIAR.
In questo caso i partner italiani sono 82, quindi a fronte di un numero complessivo di 146 partner coinvolti sul programma Grecia-Italia. Quindi abbiamo detto che Grecia-Italia è un programma che becca, diciamo, le province della regione Puglia, quindi l'autorità di gestione è greca. C'è una dotazione finanziaria di circa 123 milioni di euro. Gli assi appunto di intervento previsti dal programma sono 4. Abbiamo complessivamente oggi 41 progetti approvati, a fronte di 100 partner italiani coinvolti all'interno di questi progetti. Dunque, per quanto concerne poi invece, la Regione Sicilia, dobbiamo dire che la Regione Sicilia è autorità di gestione di due programmi di cooperazione, quindi Italia-Malta, in questo caso appunto che è un programma che ha una dotazione di circa poco più 50 milioni, 50, 51 milioni di euro, è un programma che ha avuto già, che ha visto l'approvazione di 15 progetti, di cui 47 sono partner italiani e nel complesso i partner coinvolti sono 79. Ecco, diciamo, questo invece è un programma transnazionale, è uno dei programmi che ha una migliore performance sul ciclo 14-20, è un programma che ha l'autorità di gestione in Austria e coinvolge, diciamo, anche una serie di regioni italiane, in particolare sono 9: Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia, Veneto, Friuli e anche la provincia autonoma di Trento, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. È un programma che ha all'interno degli assi di intervento un'individuazione tematica specifica che riguarda l'innovazione, diciamo, europea, le strategie di riduzione delle emissioni di carbonio, poi cooperare per le risorse naturali, insomma il tema ovviamente che riguarda le risorse naturali, ma anche quello dell'inquinamento investe spesso, diciamo, gran parte dei contenuti dei programmi e anche l'assistenza tecnica, nel senso che ciascuno dei programmi ha un piccolo, diciamo, spazio relativo alla gestione della governance amministrativa e del supporto tecnico, diciamo, ai programmi ed è previsto quasi sempre, diciamo, un'asse dedicata a esso. Già dal numero dei partner coinvolti si può rilevare diciamo, la possenza del programma rispetto agli altri, ci abbiamo quasi 1.000 partner coinvolti a oggi, 85 progetti e 158 partner italiani. Questo è invece il MED. È un programma di bacino che coinvolge, diciamo, la parte settentrionale del bacino del Mediterraneo, quindi diciamo, una serie di territori che vanno dal Portogallo alla Grecia. È un programma che ha l'autorità di gestione appunto in Francia, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 268 milioni di euro. E gli stati, diciamo, coinvolti complessivamente in questo programma sono 10. È un programma che si attua attraverso 5 assi, è un grosso progetto di cui, diciamo, l'Agenzia per la coesione è partner, che si chiama Panoramed e che sta seguendo, quindi che abbiamo complessivamente 91 progetti, di cui, diciamo, 926 appunto sono i partner, come ci siamo detti, coinvolti complessivi italiani circa oggi 224. Dunque, non so se diciamo rallentare un attimo, se c'è qualche indicazione, qualche domanda eventualmente che si vuol fare. Dottor Galletta, ne approfitto un attimo perché sto Sì. guardando nella chat volevo fornire alcune informazioni. Molti di voi sono entrati nella stanza un pochino in ritardo e quindi avete perso la parte iniziale della presentazione. Vi volevo dire di non preoccuparvi perché sia la registrazione che le slide verranno rese disponibili sulla pagina dell'evento,
attraverso la quale vi siete registrati. Quindi niente paura, avete la possibilità di riascoltare l'evento, ma anche di scaricare le slide. Dottor Galletta, non so se vuole rispondere a qualche domanda che abbiamo intercettato Dunque, dagli utenti. magari provo a leggerne qualcuna. Dunque, Ne sono due. nel webinar, quindi, Sì, prego. ne vedo due. Ecco, perfetto. Quindi, Giorgio Cannella, nel webinar di oggi sono stati elencati dei programmi finanziati dall'UE, molto rilevanti per l'Italia. Potete pubblicare un elenco dei risultati concreti ottenuti in Italia all'interno di questi programmi? Vi ringrazio. Sì, senz'altro, sì. Anzi, l'agenzia ne approfitto per informare del fatto che l'agenzia sta strutturando tutte le informazioni relative ai progetti, ai partner, quindi per singola call e fino alla ripartizione con l'individuazione, diciamo, georeferenziata dei partner sul territorio all'interno di una banca dati che, come dire, si sta popolando man mano che vengono pubblicate le call dei progetti approvati. A oggi questa è stata un'operazione che non era stata mai condotta, per la prima volta quindi un'autorità nazionale, appunto nella fattispecie l'agenzia, sta provvedendo a integrare le informazioni in modo da costruire un quadro della conoscenza dei contenuti dei progetti approvati, ma poi successivamente, perlomeno questo è il nostro intendimento e il progetto che ci si è dati, di misurare il valore e quindi l'impatto sul territorio di ciascuno di questi progetti. Questa è un'operazione ovviamente che si è avviata, è in corso, diciamo, di elaborazione. Già i numeri che sto dando all'interno di queste schede sono numeri aggiornati, che danno, diciamo, come dire, un valore quantitativo a quello che è l'attuazione di ciascun singolo programma. È chiaro che nel progetto che abbiamo, diciamo, costruito, il risultato concreto per ciascuno dei programmi va comunque, diciamo, misurato, ed è, diciamo, rientra appunto nelle idee che ci siamo, nel programma che ci siamo dati. Come amministrazione. Tra l'altro sappiamo bene come è rilevante conoscere l'integrazione dei progetti di cooperazione con quelli che sono i progetti dei programmi operativi regionali e dei programmi operativi nazionali. Cioè sappiamo bene come all'interno di ciascun programma operativo è importante che ci sia la possibilità di poter individuare una casistica di progetti che possono, come dire, essere integrati a quelli che sono le attuazioni dei programmi regionali e nazionali. Questo è uno degli obiettivi, tra l'altro, che stiamo avviando sui tavoli dei comitati di sorveglianza e all'interno anche degli infoday che riguardano non solo i programmi di cooperazione, ma anche i programmi, diciamo, ordinari. E non so se c'è qualche altra richiesta. Io magari continuo a leggere qualche domanda. Grazie, dottor Galletta, per la sua risposta. La banca dati dell'agenzia di cui ha parlato sarà disponibile al pubblico via internet? Sì, quando? Ovviamente, diciamo, oggi è in corso di elaborazione, l'acquisizione, il popolamento della piattaforma, per cui non è possibile per nessuno, diciamo, accederci. Però al momento in cui noi ci allineeremo con le informazioni che le regioni trasferiranno periodicamente sulla base delle call che vengono approvate, allora una volta allineato il dato dei progetti approvati con quello delle call, diciamo, regionali, appunto noi provvederemo, a dare la possibilità, appunto, in che forma e in che modo lo dovremo studiare, di accedere all'informazione. Sicuramente questo, diciamo, è un dato molto importante e centrale. Io provo a leggere anche una terza domanda che vedo riportata. Ho notato che questi programmi appartengono esclusivamente al FESR, ancorché ci siano assi di intervento che riguardano anche l'occupazione, mobilità, eccetera, di cui è il programma FSE. Per
Per quale motivo non si tratta di dotazioni finanziarie provenienti da entrambi i programmi, ma solo dal FESR? Beh, questa, diciamo, è una scelta che è stata fatta a monte nel momento in cui, diciamo, è stato individuato l'obiettivo della cooperazione. In realtà, diciamo, la cooperazione nei primissimi anni di vita nasceva per contenuti che riguardavano più le infrastrutture, comunque la dimensione, come dire, fisica. Il governo del territorio nella sua accezione più ampia. Infatti, diciamo, dal punto di vista della governance, per esempio, il Ministero delle Infrastrutture, come dire, coordinava i primissimi, diciamo, programmi di cooperazione URBACT che avevano, diciamo, un'accezione puramente urbana, comunque, diciamo, quindi programmi già che intercettavano il FESR, perché sappiamo che il FESR appunto è il fondo strutturale per eccellenza che si occupa delle trasformazioni nel territorio, comunque insomma di tutti quelli che sono i progetti fisici di grande rilevanza. Nel tempo è rimasto, diciamo, questo fondo strutturale a implementare, diciamo, i programmi di cooperazione, nonostante tutto, appunto, come dice il signore che segue. La signora, appunto, vedovato, ci siano progetti che individuano azioni che hanno una natura immateriale, quindi non materiale. Sicuramente, diciamo, sarà una riflessione che probabilmente, diciamo, in futuro verrà fatta. A oggi sappiamo che nel negoziato che si sta conducendo, per quanto riguarda le politiche post 2020, quindi del ciclo di programmazione futura 21-27, ancora viene confermata, parrebbe, diciamo, la presenza del FESR come canale di finanziamento prevalente sui programmi di cooperazione. Io a questo punto leggo l'ultima, diciamo, domanda che mi pare che sia pubblicata in questo istante. Sa dirci orientativamente a quali programmi sta partecipando la Regione Lazio? La Regione Lazio, appunto, come diciamo la dottoressa Salvi all'inizio del nostro colloquio, non ha, diciamo, autorità di gestione di programmi di cooperazione, è territorio eleggibile però di un paio di programmi interregionali, che sono quei programmi che coinvolgono tutto il territorio dell'Unione Europea e sono URBACT, ESPON. E poi ci abbiamo, diciamo, Interact, lo vedremo, diciamo, in una scheda successiva, però vedremo anche che Interact non è un programma di cooperazione che individua azioni, diciamo, materiali, ma è un programma di assistenza a tutti gli altri programmi e costruisce scenari formativi e informativi. Quindi, diciamo, il Lazio da questo punto di vista può partecipare anche a programmi, per esempio, come Italia-Tunisia. Semplicemente perché è stata, diciamo, come dire, autorizzata all'interno del programma la possibilità da parte dei ministeri di poter essere un partner associato al progetto che è presentato. Ovviamente di partner, diciamo, ai ministeri, quindi come luogo fisico, ovviamente essendo le sedi legali presenti sul territorio della Regione Lazio, essi, diciamo, possono, coinvolgono, ecco, il territorio Lazio in maniera indiretta dal punto di vista, come dire, della rappresentanza amministrativa. Però si auspica ovviamente, insomma, che la Regione possa essere coinvolta, diciamo, in più programmi e addirittura, insomma, che possa avere anche l'opportunità di essere autorità di gestione di uno di questi. La Regione Campania, ecco, leggo un attimo, c'ha la stessa difficoltà, insomma, nel senso che non è una regione che c'ha non è autorità di gestione di nessuno dei programmi di cooperazione territoriale, ed è, diciamo, escluso dal perimetro dei programmi transnazionali e trasfrontalieri, essendo anch'essa una regione, diciamo, meridionale, insomma, anche la Calabria, da questo punto di vista, diciamo, ha le stesse caratteristiche. Quindi, essa gode dei programmi interregionali, come ci siamo detti, per la Regione Lazio, e quindi Interact, URBACT, ESPON. Io non so, andrei un attimo avanti e poi magari torniamo a leggere le domande, se ce ne sono, insomma, ne vedo che ce ne sono altre due.
Io completerei un attimo le schede tecniche di ciascun programma. Ecco, qui c'è Esatto. spazio al piccolo. Prego, Sì, no, prego. possiamo continuare con la presentazione e casomai rispondiamo alla fine alle ulteriori domande che le verranno Bene, rivolte, va bene? bene. Perfetto, grazie. Grazie. Dunque, Spazio Alpino quindi è un programma che coinvolge diverse, diciamo, regioni del nord. È un programma che intercetta una delle macro strategie regionali, perché in questo momento le macro strategie sono quattro. Abbiamo citato quella danubiana, abbiamo citato quella del Mar Baltico, abbiamo citato EUSIER, e l'ultima delle quattro macro strategie che ancora non avevamo citato è quella alpina. Quasi coincide il perimetro di questo programma di cooperazione con il territorio della macrostrategia, ha diciamo, una dotazione finanziaria di circa 139 milioni di euro, 5 assi di intervento e ovviamente il tema prevalente è quello dello spazio alpino, quindi da un punto di vista dell'innovazione, da un punto di vista naturalistico della vivibilità, da un punto di vista appunto della tutela e del controllo dei livelli di inquinamento e quindi relativa alla bassa emissione di carbonio. Anche questo programma ha un asse di assistenza tecnica. Ecco, Italia-Albania-Montenegro è uno di quei programmi che dicevamo che coinvolge appunto l'Albania, che in questo momento diciamo è una degli stati in avvicinamento, quindi diciamo che gode dell'istituto finanziario. Delle politiche di via di avvicinamento è una dotazione finanziaria in programma di circa 92 milioni di euro. C'ha diciamo un'autorità di gestione incardinata al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia ed è un programma che sta diciamo andando avanti. C'ha 30 progetti approvati e ancora non abbiamo i dati relativi diciamo ai partner coinvolti, però diciamo, sappiamo anch'esso che in questi giorni sta procedendo celermente alla sua attuazione. Italia-Tunisia, quindi, che dicevamo prima, è un programma che coinvolge alcune regioni della Tunisia e contemporaneamente alcune province diciamo, della Sicilia, quindi territori che sono di rimpetto uno con l'altro e che diciamo, coinvolgono quindi la provincia di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa e poi alcune delle province appunto tunisine. È un programma diciamo, molto interessante per alcuni aspetti che riguardano appunto il sostegno alle piccole e medie imprese e all'imprenditorialità insomma, tunisina e c'è in corso uno scambio di buone pratiche sui progetti che riguardano anche diciamo, la tutela e la protezione ambientale. Questo è uno dei programmi, diciamo, transnazionali, anzi in particolare di questo programma possiamo dire che è un programma di bacino che coinvolge sia la sponda nord che la sponda sud del Mediterraneo. È un grandissimo programma, molto articolato e complesso, viene detto comunemente ENI CBC-MED. MED appunto perché rileva diciamo, la sua presenza all'interno diciamo, del bacino mediterraneo. È un programma che in realtà, come ci siamo detti prima, è uno dei pochissimi programmi che coinvolge il territorio che ha come territorio eleggibile la Regione Lazio e la Regione Campania, quindi rispondo un po' alle domande di poco fa. Questo è un programma che ha una dotazione finanziaria complessiva di circa 234 milioni di euro. Ancora oggi, diciamo, visto l'avvio un po' tardo, della pubblicazione delle call, non abbiamo, diciamo, in corso dati numerici riferibili al numero di progetti valutati, ma anch'esso, diciamo, è uno dei programmi che sta accelerando e che entro l'anno sicuramente avremo, diciamo, la possibilità di attuare attraverso, diciamo, la pubblicizzazione appunto dei progetti che verranno, diciamo, approvati a seguito delle prossime call.
Ecco, questo è uno, diciamo, dei programmi a maggior copertura, ha autorità di gestione in Francia e coinvolge tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Addirittura, diciamo, individua anche la Norvegia e la Svizzera come territorio eleggibile. È un programma che ha una dotazione di 450 milioni di euro, 5 assi di assistenza tecnica, il quinto, ha 184 progetti approvati a oggi e più di 1000 partner coinvolti. Abbiamo una presenza di partner italiani di circa 132. Questo è uno dei programmi, appunto, per tornare un po' alle regioni un po' escluse dai programmi trasfrontalieri che potrebbero essere, diciamo, come dire, utilizzati dalla Calabria, dalla Campania, dal Lazio, soprattutto perché anche è un programma che apre le call a presenza di beneficiari, di partner che sono amministrazioni pubbliche, cioè quindi diciamo enti locali, quindi agenzie, regioni, comunque diciamo che possono essere configurati giuridicamente come amministrazioni pubbliche, possono partecipare in partenariati, diciamo, aperti su tutto il territorio del programma. Dando avanti, ci ritroviamo appunto con URBACT, che è uno dei programmi più anziani, diciamo, di cooperazione. Una volta aveva, diciamo, l'autorità di gestione incardinata nel Ministero dei Lavori Pubblici prima che fosse MIT. È un programma, appunto, come dice la parola, appunto, legato e finalizzato allo sviluppo urbano integrato e sostenibile. È un programma che ha una dotazione complessiva di circa 96 milioni di euro. Ovviamente non riguarda, diciamo, il programma, la realizzazione di infrastrutture, quanto lo scambio di conoscenza, quindi lo scambio di buone pratiche tra stati, e quindi da questo punto di vista è un programma ovviamente, diciamo, aperto a quelli che sono strutture di ricerca, dipartimenti universitari che operano, diciamo, sul territorio e che possono, come dire, preparare la strada per uno scambio vicendevole con gli altri stati dell'Unione di buone pratiche per piani o per azioni, diciamo, di sviluppo territoriale coordinato d'area vasta. Abbiamo, diciamo, delle buone pratiche molto interessanti italiane. Ci abbiamo un numero complessivo di circa 25 progetti approvati a oggi, 276 partner, di cui 33 sono appunto italiani. ESPON è un altro programma interregionale, coinvolge tutti i 28 stati membri, ha 4 stati partner, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera. Ha una dotazione finanziaria, diciamo, contenuta di circa 48 milioni di euro. È, diciamo, composto da due assi e l'asse principale, quello relativo ai contenuti, diciamo, dei progetti, al titolo Evidenze territoriali, diffusione, osservazioni, strumenti, quindi costruisce anch'esso, diciamo, strumenti e analisi di natura territoriale e condivide con i vari stati dell'Unione componenti tematiche di valutazioni di impatto, anche di politiche, non solo di progetti o di piani e di programmi, che riguardano un po', diciamo, tutte le casistiche e le metodologie che le università adottano su scala comunitaria, soprattutto. Poi ci ritroviamo con Interact, appunto, che è il programma che dicevo, che è un programma di assistenza prevalentemente e supporta la cooperazione territoriale tra le regioni europee, quindi produce servizi. Si rivolge agli organismi di gestione e l'intendimento che c'è è quello di agevolare l'attività di sviluppo dei programmi di cooperazione, fornendo assistenze in merito a tematiche, quale la gestione dei programmi, attività di comunicazione e gestione finanziaria, oltre alla capitalizzazione delle conoscenze. Vado avanti, qua inizieremo un attimo, diciamo, un tema che riguarda la governance dei programmi. Non so se devo eventualmente leggere qualcosa, continuare. Allora,
C'è una domanda, mi scuso se per caso è già stato risposto, sul sito della Commissione non è possibile vedere l'elenco dei beneficiari, il mio interesse è per la Regione Toscana. Ok, ecco, io anticipo che l'ultima slide comprenderà tutti i link relativi alle autorità di gestione di tutti i programmi, quindi sia quelli che hanno autorità di gestione italiana, sia quelli che hanno autorità di gestione estera. Così da lì è possibile conoscere le date di pubblicazione delle call. Ed è possibile conoscere anche, diciamo, quali sono le future pubblicazioni di call e quali possono essere, diciamo, i partenariati dei progetti approvati. Per tornare a noi, quindi, passiamo ora al ruolo dell'Agenzia, appunto, per la coesione territoriale, per ciò che concerne, diciamo, nello specifico, l'obiettivo cooperazione territoriale europea. I principali adempimenti, quindi, dell'Agenzia e del Dipartimento, che, come abbiamo detto, sono i due organismi amministrativi che gestiscono, diciamo, che sono autorità nazionale per conto della Commissione nell'obiettivo cooperazione, ma anche per gli altri. Qual è il ruolo di copresidenti dei comitati nazionali? Ciascuno dei programmi di cooperazione che ha un numero di regioni sopra il numero complessivo di 10 regioni, ha un suo comitato nazionale. Quindi c'è un organo di governance che filtra, diciamo, il comitato nazionale con i beneficiari e quindi con quelli che sono gli intendimenti regionali. Poi abbiamo un'autorità nazionale di riferimento che è incardinata all'agenzia e che riguarda, diciamo, gli aspetti legati anche al sistema nazionale di controlli. Quindi, riassumendo i ruoli, diciamo, dell'agenzia nello specifico, c'ha nel campo della cooperazione sono coordinamento, monitoraggio e sorveglianza, poi c'è il sistema dei flussi finanziari e poi c'è il sistema nazionale dei controlli, mentre il Dipartimento appunto si occupa della programmazione, della riprogrammazione e della valutazione. Da questo punto di vista, possiamo dire che normativamente parlando l'intesa Stato-Regione dell'aprile 2016 dà l'avvio a quello che è l'organizzazione amministrativa dei programmi di cooperazione, stabilisce ruoli e funzioni delle diverse amministrazioni pubbliche, stabilisce quali sono i funzionamenti previo regolamento dei comitati nazionali che accompagnano appunto l'attuazione dei programmi, e intercetta, diciamo, istituendolo il gruppo strategico, il gruppo di coordinamento strategico, che corrisponde, diciamo, al cosiddetto comitatone per i programmi operativi regionali e nazionali. Il gruppo di coordinamento strategico, diciamo, è un momento fondamentale del racconto di cooperazione dal punto di vista dell'avanzamento amministrativo annuale. Si tiene normalmente, appunto, una volta l'anno e oggi, diciamo, ha previsto nel suo regolamento l'intercettazione e l'attuazione di tre tavoli, di cui uno che ha per oggetto le relazioni CTE e il mainstream, cioè quindi il rapporto tra la grande programmazione e la piccola, diciamo, come dire, il piccolo obiettivo delle politiche di coesione della cooperazione territoriale. I programmi di cooperazione e quindi le strategie macroregionali, il tavolo 2, e il tavolo 3, l'obiettivo della cooperazione, quindi post 2020. Sono tre tavoli che sono tutti e tre avviati e diciamo, già il mese scorso sono stati convocati per la prima volta e abbiamo, diciamo, nel proseguio, nel mese successivo, la possibilità di approfondire i temi del post 2020, soprattutto perché in questa fase si sta, diciamo, delineando il quadro complessivo della nuova programmazione e quindi si sta costruendo quello che è un quadro di fabbisogno, diciamo, generale dei programmi di cooperazione su tutti i 27 stati dell'Unione. Andiamo avanti. Ecco, diciamo, anche per rispondere a qualche domanda relativa al numero dei bandi approvati e al numero dei progetti approvati, sulle slide troverete, aggiornata al maggio del 2018, qual è, diciamo, lo stato di attuazione dei programmi di cooperazione. Ci ritroviamo quindi con un numero complessivo a oggi di 36 bandi approvati e con un numero complessivo a oggi di 803 progetti approvati.
Quindi complessivamente abbiamo sulla cooperazione trasfrontaliera un numero totale di bandi 50% e sul totale dei progetti approvati noi ci ritroviamo col 43% complessivamente per cento di progetti con partner italiani. Seguono poi diciamo, i programmi di cooperazione transnazionale appunto interregionale. Importante, come dire, sottolineare la rilevante presenza di partner che sono italiani. La partecipazione infatti ai progetti a maggio del 2018 nel complesso, dal punto di vista esclusivamente partecipativo, è di 5.416 partner. Di questi, praticamente, i programmi trasfrontalieri presentano il maggior numero di partner, di project partner e di partner che hanno capofili italiani. Il 34% dei progetti quindi abbiamo detto sono italiani per quanto concerne l'insieme della partecipazione dei programmi trasfrontalieri. Andiamo avanti. Ecco, l'incidenza percentuale dei lead partner italiani sul totale, quindi a maggio del 2018, è di circa complessivamente 369 lead partner. Leggo qualche altra domanda. Allora, in base alla sua esperienza allo stato dell'arte attuale dei programmi di CTA in Italia, la capacità di partecipazione ai bandi di implementazione delle attività di progetto, nonché di performance in termini di avanzamento della spesa dei paesi PECO che hanno già usufruito in passato degli strumenti di preadesione, ISPA, FAR, SAPARD e via di seguito, è maggiore e più efficiente rispetto ad altri paesi di cooperazione esterna? Beh, questa è una domanda alla quale non posso rispondere perché non ho, diciamo, le informazioni, però diciamo, mi premurerò di poter rispondere anche diciamo, successivamente via mail, se ritiene. Dunque, in genere qual è la quota di cofinanziamento a carico del beneficiario? La quota del cofinanziamento a carico del beneficiario è di circa il 15%. Questo si sta ragionando anche come variazione nel corso, diciamo, dei negoziati che si stanno tenendo per il successivo ciclo di programmazione. Ci sono complessivamente programmi che hanno, diciamo, una quota FESR non dell'85 ma dell'80, allora in quel caso abbiamo una quota di finanziamento di circa il 20%. Ora diciamo, do un'informativa riguardo un'iniziativa del Cooperation Day, che è una giornata internazionale diciamo, della cooperazione che è utilizzata come strumento di divulgazione dei contenuti della cooperazione. Questa diciamo, si celebra ogni anno il 21 settembre e nei giorni circostanti in Europa e nei paesi diciamo, complessivi anche extraeuropei. Il Cooperation Day si è diciamo, tenuto durante il 2017 a Roma. È stato diciamo, un evento che è servito per dare diciamo, un'informazione complessiva dei contenuti della cooperazione è aperto a un pubblico diciamo, ampio, con il coinvolgimento delle autorità di gestione della Commissione europea. Lo stesso diciamo, attività si sta iniziando a ipotizzare nel corso dell'anno 2018 e diciamo, c'è già come dire, un team da questo punto di vista nel programma Interact che sta individuando il tema che dipingiamo il futuro insieme e diciamo, ho tenuto un attimo a inserire una slide con le indicazioni grafiche di alcune caratteristiche appunto di contenuto dello slogan che diciamo, seguirà nel corso di quest'anno il Cooperation on Day. Ho diciamo, tenuto un attimo a individuare quelle che sono le caratteristiche diciamo, del post 2020 con una piccola scaletta diciamo, cronologica di attività che si sono svolte. Il 2 maggio la CE appunto ha presentato la proposta di quadro finanziario pluriennale e il 29 maggio, come sapete, appunto, è stato presentato il pacchetto legislativo complessivo delle politiche di coesione.
Ci ritroviamo quindi a oggi con un programma che riguarda la proposta di quadro finanziario pluriennale, già effettuato da parte della Commissione. Per quanto concerne gli elementi che riguardano la cooperazione territoriale europea, l'assegnazione e l'obiettivo cooperazione a oggi parrebbe, diciamo, leggermente ridotto rispetto al ciclo di programmazione 14-20, attestandosi al 9 miliardi e mezzo, rispetto, diciamo, ai 10 miliardi e mezzo del ciclo 14-20, quindi è prevista una riduzione probabile di circa il 5% delle risorse dell'attuale ciclo. E diciamo immaginato una razionalizzazione del numero dei programmi di cooperazione, oggi sono 76, escludendo quelli degli istituti finanziari ENI ed IPA. Poi abbiamo un regolamento specifico per la cooperazione che includerà anche le norme relative alla cooperazione trasfrontaliera esterna, finanziata da ENI. Non è ancora, diciamo, previsto un regolamento sul GECT, che è un organismo giuridico di attuazione, diciamo, dei programmi di cooperazione, che si sostituisce un po' in parte alle funzioni delle autorità di gestione, ma da questo punto di vista potrebbe esserci una proposta di modifica nell'ambito del pacchetto legislativo previsto in autunno. A partire dal mese di giugno la DG Reggio inizierà un tour delle capitali e quindi si presenterà, come sappiamo, diciamo, il pacchetto legislativo, quindi anche quello relativo all'obiettivo cooperazione territoriale europea. Per quanto riguarda, diciamo, la posizione nazionale, abbiamo che l'Italia dovrà iniziare, diciamo, a costruire appunto una posizione congiunta con gli altri paesi. A tale scopo, quindi, l'Agenzia ha già previsto l'istituzione, come dicevo prima, di un tavolo sul post 2020, nell'ambito del gruppo di coordinamento strategico, e questo tavolo ha l'obiettivo di promuovere una posizione condivisa, in modo tale che si possa anche leggere, diciamo, come dire, una proposta integrata con quelli che sono i programmi operativi, regionali e nazionali, ma non solo, anche con i fondi, con i programmi dei fondi diretti, diciamo, con i quali la cooperazione sicuramente, diciamo, collabora. Ovviamente, avendo, diciamo, autorità di gestione, la cooperazione rientra nella casistica dei programmi diciamo, indiretti, cosiddetti, e quindi ha delle caratteristiche, diciamo, duplici, un po', diciamo, becca sui piani operativi regionali come modello di governance, e un po' come Horizon e Life, diciamo, c'è una sua organizzazione, in parte, con un'attività procedurale e attuativa diretta con le funzioni della Commissione europea. Vedo che mancano probabilmente solo 2 minuti. Ecco, io volevo un attimo far riferimento a questa slide che raccoglie un po' i link di tutti i programmi, per eventuali, diciamo, consultazioni specifiche sui contenuti e sull'attuazione di ciascun programma. Io ovviamente resto disponibile qualora leggo che c'è anche un'altra domanda. Lo sapevo che la quota di cofinanziamento solitamente non era mai meno del 10%, ma guardo perché sono informazioni che avvio a mia volta e che risalgono al 2015. Ed ora potrebbero essere cambiate. Ecco, io mi riferisco, quando parlo appunto di quel livello percentuale, ai programmi di cooperazione territoriale, e sono indicate queste quote che ho citato sul regolamento 1299 del 2013. Quindi, diciamo, il fondo di rotazione, a oggi, di cui la legge 183 appunto si attesta su quella percentuale. Se eventualmente c'è ecco, vabbè, questa, diciamo, in questa slide ci sono le indicazioni mie eventuali, se qualcuno intende, diciamo, fare qualche richiesta di chiarimento, insomma, io sono disponibile a dare risposte e indicazioni per quanto riguarda appunto i programmi di cooperazione.